l'adrenalina, la gioia, io sono veramente senza parole, sono commosso di quello che sta accadendo. Ci tengo a dire che quando questo accade, lo diceva il sindaco, è vero, uno ha pensato a qualcosa che sta funzionando, ma è pur vero che le persone intorno a te ti permettono di realizzare quello che tu pensi e si fidano. E la fiducia è una cosa importante perché un progetto possa essere realizzato. Pensare a un festival così è quello che io sognavo di fare già da agosto, ma probabilmente è un desiderio che avevo anche prima, quando vedevo gli altri festival e mi immaginavo il mio senza sapere non solo quando l'avrei fatto, ma se mi fosse toccato, come dire, questo privilegio. E quindi quello che sta accadendo è esattamente quello che io avevo nella mia testa ad agosto, ma non sarebbe stato possibile realizzarlo se le persone intorno a me non si fossero fidate di me, e in questo ringrazio in primis la RAI, ringrazio per la spinta, devo dire, finale, decisiva, e tutto il supporto, anche perché abbiamo gusti pop veramente simili, proprio il mio direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che io insomma ammiravo alla guida di Rai 3, e mi avevano detto cose bellissime, avendolo conosciuto un mese fa, devo dire ancora, ho conosciuto una persona fantastica e un direttore che ha un'idea pop come la intendo io. Ovviamente l'amministratore delegato Fabrizio Salini, che mi ha sempre sostenuto durante questi mesi, il vice direttore di Rai 1 Claudio Fasolo, tutto il gruppo di autori e le persone. Vorrei fare un ringraziamento speciale per un amico che dal 2 di agosto ha fatto in modo che tutte le mie idee, anche quelle che potevano sembrare un po' folli, potessero essere realizzate e soprattutto appoggiate, il mio amico e manager Lucio Presta. E quando diceva il sindaco abbiamo fatto una cosa per Sanremo, anche in questo caso quello che accade a Sanremo è quello che il presidente di Rai Pubblicità, mi ricordo il 3 agosto, mi disse, Antonio Marano, che è un amico da tanti anni, mi disse: vorrei fare una follia, ma solo se tu mi dici che questa cosa ti piace e la possiamo condividere, che era quello di far vivere l'intera città di Sanremo. E io ho detto: è un'idea bellissima, bellissima, perché anche questa è nuova, cercavamo delle cose nuove pur sposandosi con la tradizione che appartiene a Sanremo. La storia di Sanremo è una delle pagine più belle del nostro paese e dobbiamo andarne fieri. Quindi abbiamo trovato un sindaco con grande entusiasmo, con grande energia, amato dai suoi cittadini, che ci ha permesso di realizzare quello che noi avevamo in mente, e quindi lo abbiamo fatto. Lucio, c'è un fuori programma. No, pronto? No, Roberto Benigni! Ma che sorpresa! Guarda, ieri sera è stato bellissimo averti vicino! Sei tu che ispiri poesia, hai capito? È tutta colpa tua! Sei il più grande conduttore che abbia mai visto, ma che cosa bello! No, grazie Roberto, è stato... Sai che non ho dormito neanche un secondo ripensando a quelle emozioni di ieri sera! Aver fatto il canto con Sanremo, il canto con le cantici, ma non ci rendiamo conto, è la cosa proprio più straordinaria scritta nella storia dell'umanità. Sanremo può reggere anche il canto con le cantici. E solo tu potevi regalarci questa grande emozione, Roberto, solo tu. Un'emozione enorme, guarda, davvero. E nessuno può dire che abbiamo fatto una cosa con piedi. No, devo dire che è stato un momento bellissimo e io sono onorato della tua presenza al Festival di Sanremo, e devo dire, l'ho raccontato, 9 anni che Roberto non era a Sanremo, quando ci siamo incontrati in un bellissimo e amichevole pranzo qualche tempo fa, lui mi ha detto: io sarò al tuo Sanremo, e già quello per me era una vittoria. Sì, e poi quell'ingresso con la banda, ma veramente con un capo di Stato, ma che cosa bellissima! Volevo salutare tutti i giornalisti, tutti che... Allora, tutti,
ringraziarti con tutto il cuore, eh? E ringraziare te Amadeus, tanto tanto. Grazie Roberto, ti vogliamo bene, ti voglio bene, grazie. Anche io a voi, grazie. Grazie, grazie. Tutto il mio cuore per voi, grazie. Grazie, grazie Roberto Benigni, grazie. Ciao. Ciao Roberto, un abbraccio, ciao.